Siamo con la dottoressa Elena Piozzi, direttore dell'oculistica pediatrica dell'ospedale di Niguarda. Dottoressa Piozzi, parliamo di una patologia, la retinopatia del prematuro, che vede il Niguarda proprio come centro di specializzazione molto importante. Sì, è vero, la retinopatia del prematuro è stata trattata per la prima volta a Niguarda in Italia nel 1984. Da allora siamo diventati un centro e poi una struttura complessa di oculistica pediatrica. È una patologia importante che colpisce i bambini pretermine, soprattutto quelli al di sotto delle 26 settimane di età gestazionale. È molto importante quindi controllare questi bambini. E in genere la visita oculistica viene effettuata in tutti i nati pretermine al di sotto delle 31 settimane e al di sotto dei 1500 grammi di peso. Questo perché è una, diciamo, raccomandazione condivisa da tutto il mondo, quindi in tutto il mondo si attuano queste raccomandazioni o linee guida. Lo screening viene fatto direttamente in patologia neonatale e poi nei casi in cui ci sono difficoltà o problemi diagnostici è importante effettuare un esame in sedazione con un'apparecchiatura particolare che si chiama RETCAM, di cui siamo dotati e che permette anche di eseguire una florangiografia. Questo è diventato un esame fondamentale prima di un eventuale trattamento, quindi per individuare le patologie che necessitano di trattamento. I trattamenti oggi più usati sono la laser terapia, che resta il gold standard nel trattamento della retinopatia del prematuro. Si affacciano però nuovi trattamenti, soprattutto con l'utilizzo di anti-VEGF, cioè di sostanze che in qualche modo inibiscano questi vasi anomali e quindi impediscano la loro crescita e i danni che ne conseguono. Gli anti-VEGF sono off-label, ma sì, in tutto il mondo ci sono pubblicazioni per il loro uso in determinati modi. E secondo una particolare posologia ovviamente rapportata alle caratteristiche del prematuro, con buoni risultati. Questo ci permetterà quindi di modificare in parte quelle che sono attualmente le indicazioni per il trattamento della retinopatia del pretermine. I bambini prematuri, ricordiamoci, restano prematuri per tutta la vita e pertanto il follow-up è altrettanto importante. Niguarda si pone in questa posizione di eccellenza sia per il trattamento sia per il follow-up. E noi ringraziamo la dottoressa Elena Piozzi, direttore dell'oculistica pediatrica dell'ospedale di Niguarda, per queste interessanti informazioni sulla retinopatia del prematuro. Grazie, dottoressa. Grazie a voi.